Siamo all'MC4 con Roberto Loce, Solution Architect Motion Control di Rockwell Automation. Quali soluzioni Motion Control propone Rockwell Automation? Le famiglie di azionamenti Kinetic sono conosciute in tutto il mondo e rappresentano il punto di riferimento nel panorama dei prodotti Motion Control. I successi riscontrati in molti settori industriali sono dovuti al concetto che si è rilevato vincente sia presso gli OEM che gli end user di totale integrazione nel motion control, l'ambiente hardware e software del sistema di automazione. La nuova generazione di azionamenti, appunto i Kinetic 5005, abbinati ai nuovi motori della serie VPL e i recenti CPU Compal Logix, confermano appunto l'impegno di Rockwell nell'innovare e migliorare le prestazioni dei suoi sistemi, proponendo soluzioni integrate per un numero sempre più ampio di utenti. Il Kinetic 5005 è una piattaforma unica del suo genere. Oltre ad essere molto flessibile, riesce anche a conciliare quelle che oggi sono le maggiori esigenze dei costruttori di macchine, come ad esempio anche la riduzione degli spazi nel quadro elettrico, semplificazione dei cablaggi, utilizzo di un'unica rete di comunicazione, quindi aumenta sensibilmente la flessibilità e la scalabilità dei sistemi. Avete presentato un sistema molto innovativo, di che cosa si tratta? Si tratta di un sistema di movimentazione a canali indipendenti, il suo nome è iTrack ed è un sistema che la Rockwell ha brevettato ed è, diciamo, ad altissimo contenuto meccatronico. Grazie appunto alla sua modularità e scalabilità semplifica in modo notevole l'approccio alle macchine con carrelli indipendenti. Questa tecnologia introduce anche indubbi vantaggi sulla semplicità di implementazione e appunto anche sulla rivoluzione, e rivoluziona anche il concetto delle macchine del futuro. Il prodotto è disponibile in diverse taglie, quindi è una chiara conferma dell'importanza che Rockwell ci sta mettendo in questo settore e oggi ricopre, diciamo, molti settori applicativi che non sono soltanto nell'automazione e nel packaging, ma sono anche settori come paper, settore delle energie rinnovabili e settori automotive.